Chi è che non riesce a votare? Carbone, Misiani. Onorevole De Maria. Bene, altri colleghi? Ferraresi. Gasparrini. Ok. Ferraresi, ok? Altri? La votazione è chiusa. Presenti 412, votanti 301, astenuti 111, maggioranza 151, favorevoli 269, contrari 32, la Camera approva. Colleghi, comunico che il collega Claudio Fava è stato colpito da un grave lutto, la perdita della sorella. A nome della Presidenza e di tutta l'Assemblea desidero esprimere al collega le più sentite condoglianze. Ai sensi dell'articolo 56, comma 4 del Regolamento, comunico che a seguito delle dimissioni presentate dalla deputata Celeste Costantino, quale componente effettivo della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, sulla base delle indicazioni del Presidente del Gruppo parlamentare Sinistra Italiana, Sinistra Ecologia e Libertà, la stessa è sostituita dal deputato Florian Kronbichler. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 11 gennaio 2016, ore 11, discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo Ilva, ore 15, seguito di discussione del disegno di legge costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento dell'istituzione, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e per la votazione finale. La seduta è tolta.